Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri. Dunque, per realizzare questo bigliettino, ho bisogno di... Allora, questa sarà la base del mio biglietto. Vi do indicativamente le misure, però chiaramente ognuno lo può fare della grandezza che preferisce. Comunque, io ho fatto un 26 x 19,5. Questa sarà la mia base che chiaramente a questo punto dovrò dividere così a metà e sarà appunto la base del mio bigliettino. Poi avrò la mia cornice, una cornicetta che io realizzerò con questa fustella, però quindi fustellerò questo foglietto di carta con questa fustella in modo da lasciare il buco al centro. Questo foglietto anche lui è delle dimensioni di 12 x 17,5. Però, come dico sempre, perché non tutti possono avere fustellatrici, eccetera, eccetera, e in questo caso basta semplicemente ritagliare all'interno un rettangolo per lasciare una cornice anche rettangolare, non c'è nessun problema. Io utilizzerò questa fustella perché ce l'ho e quindi rimane un attimino più decorato, ma voi potete tranquillamente farlo senza. E poi ci sarà diciamo, la parte della carta che rimarrà all'interno della mia fustella, così che è delle dimensioni di 11 e mezzo per 16 e mezzo, quindi chiaramente più piccola della mia cornice. Ripeto, queste sono dimensioni che potete tranquillamente cambiare. Io l'ho fatto così per darvi un riferimento. Allora, per decorare il mio bigliettino di auguri utilizzerò questo timbro della Indigo Blu. E come vi ho, non so se ve l'ho anticipato, ma voglio semplicemente colorarlo con degli acquerelli. E quindi vediamo per vedere un pochino come rimane. Detto questo, direi che non ci rimane altro che metterci all'opera. Io ho già timbrato i miei fiori e anche una farfalla, un paio di farfalle che in qualche modo andrò ad attaccare al mio bigliettino. E quindi vi ho spiegato tutto il materiale che utilizzo, quindi vedete che una cosa voi potete utilizzare qualsiasi altro timbro, i colori che volete, comunque così era per darvi un'idea di come fare un bigliettino di auguri. E detto questo, partiamo con il procedimento. Thank you.
Questo è il bigliettino finito, ve lo faccio vedere così nel particolare. Allora, questo ho voluto provare a colorarlo con gli acquerelli, ve ne faccio vedere un altro che avevo già realizzato ma che avevo colorato con i Pro Marker, che sono dei colori tipo i Copic, quindi che si sfumano, pennarelli che si sfumano tra di loro. Quindi diciamo che ho voluto fare un'altra versione per vedere il risultato, che devo dire non è malvagio neanche nel caso degli acquerelli. Quindi queste diciamo sono due versioni degli stessi biglietti, vedete che cambiando i colori, cambiando un po' gli sfondi vengono completamente diversi. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento così saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento. E se vi fa piacere e non siete ancora iscritti al mio canale, vi chiedo di farlo, così continuerete ad aiutarmi a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che salutare tutti, ci vediamo con il prossimo video e buona creatività a tutti. Ciao!